Avevamo contatti con l'esterno e l'esterno ci diceva che stava succedendo qualcosa di molto grave. E progressivamente questo qualcosa di grave entrava dentro il nostro lavoro. Quindi inizialmente proviamo a far finta di niente, ad andare avanti, piano piano invece ci rendiamo conto che non debutteremo. Infatti una settimana prima del debutto, quando ci dobbiamo spostare dalle Fonderie Limone al Teatro Gobetti, lo spettacolo viene interrotto. Ci siamo trovati l'8 di marzo e abbiamo capito che non avremmo potuto debuttare a una settimana dal debutto. È stato un colpo abbastanza duro. Vedere un progetto che nella mia testa era veramente presente da almeno 8 anni, lo vedi finalmente disegnato, costruito, messo sul palcoscenico, e lo stesso giorno che viene messo su quel palcoscenico è il giorno che ti dicono non verrà fatto. Allo stesso tempo non mi sembrava il caso di manifestare un dolore rispetto al mio spettacolo. Ci siamo salutati, per quanto mi riguarda, in fretta e furia, perché volevo allontanarmi il prima possibile da quella che era una ferita, per cui sono proprio letteralmente scappata ai miei bagagli e niente, ogni giorno siamo andati nelle nostre case, ci siamo chiusi in quelle case con però come la promessa che ci saremmo ritrovati.